Abbiamo sempre questi primi minuti iniziali che alla prima occasione ci fanno gol. Sicuramente dobbiamo migliorare. Poi comunque devo dire oggi come condizione, specialmente nel secondo tempo, le gambe iniziano a stare un poco meglio. Ma sicuramente dobbiamo migliorare, anche perché noi stiamo lavorando in previsione comunque del campionato. In previsione del campionato, adesso bisogna per forza guardare al campionato. Il 4 settembre arriva il Perugia. Perugia è un'ottima squadra, però è chiaro che noi ce la dobbiamo giocare tranquillamente. Loro sono una buona squadra, noi cercheremo nel miglior modo possibile di fermarli. Noi non stiamo qui a parlare di fiducia o meno del tecnico, perché è una cosa fuori discussione. Il presidente l'ha ribadita in conferenza stampa, ha detto: noi abbiamo piena fiducia in Romanillo, Romanillo è un giovane. Io ti chiedo, un giovane come interagisce in questo caso con i giovani dal punto di vista psicologico e dal punto di vista tecnico? Il giovane interagisce sia con il giovane sia con quello un po' più anziano allo stesso modo. Nel senso che un giovane si deve rendere conto che comunque stiamo facendo calcio professionistico ed è chiaro che è una responsabilità che fa parte di tutti noi, quindi le responsabilità devono essere divise con tutti. Un'ultima domanda: è un punto in Coppa Italia, è comunque una consolazione soprattutto dal punto di vista psicologico, cioè secondo te può far bene questo punto ai ragazzi, questo pareggio? Ma sicuramente, oggi abbiamo migliorato di qualcosa, abbiamo sfiorato un altro paio di volte il gol, solo che qualche volta ci dice male, dobbiamo fare più azioni per fare un gol. Dobbiamo migliorare sicuramente, noi ti ripeto, lavoriamo in previsione del campionato, anche come condizione dobbiamo migliorare. Capitan Zolfo, un giudizio a caldo. Giudizio a caldo, diciamo ci stiamo portando un po' questa maledizione dei primi minuti a prendere gol, però tutto sommato oggi sono rimasto soddisfatto un po' della prestazione, a parte un po' il primo tempo siamo stati un po' diciamo meno creativi e meno a sfruttare meno situazioni. Il secondo tempo secondo me andavamo meglio, abbiamo avuto molte occasioni anche perché siamo usciti fuori fisicamente e con delle buone giocate. Tutto sommato secondo me è stata disputata una buona partita a differenza delle partite precedenti. Ci dobbiamo ancora rimboccare più le maniche e andare avanti per il campionato. La Coppa sì, è una vetrina che nessuno piace perdere o pareggiare, è sempre bello vincere anche nelle partitine fra di noi, però diciamo a noi che più importante è il campionato, già abbiamo perso due partite, siamo fuori, però pensavamo sia alla Coppa che al campionato, però cerchiamo di fare un buon campionato e dando molte soddisfazioni.